della Benevento con il cross di Chiara. Bene, ancora è riuscito a girarla bene verso la porta di Vigorito, poi di Sasa che arriva il Lecce, e questo è il colpo di Manco sulla mossa di Liberani, è stata eliminata decisamente nel primo tempo, non solo per questo gol, ma più in generale per la prestazione di Fraemi di Mancoso, che fa girare perfettamente il sinistro con Buggioli, che non può far altro e vedendo finire in porta su una situazione qualitativa sempre nel primo tempo di testa che si ammancia, continua a cambiare quella che sarebbe stata poi e direi anche la storia più in generale della partita. Hanno riuscito a rifatto Corito sul pallone per Maggio, ancora ancora qui a chiedere una qualcosina, magari una calcio di rigore, ma abbiamo detto Sani qui ha visto benissimo fare quella regola più tardi per Benevento alla fine, quasi direi alla fine della partita. Nel secondo tempo il Benevento ha iniziato meglio, ha iniziato spingendo, ha iniziato attaccando, ma poi il pericolo vero ha creato Lecce, è questo. Gol della doppia, minuto 57, di un ex come Filippo Falco, che non esulta, esulta, madonna, sulla cross di Calderoni, con qui il terzino, con di Chiara, che una volta guarda la palla, non guarda l'uomo, si perde Filippo Falco, muove il cross di Calderoni, con Falco, che ha la velocità di controllare, capire che sta qua a scontrare, cacciava con mediazione, poi è finito dentro 2-0, passano 3 minuti e il cross di Giammozzi diventa questo 0-3 a mezz'ora dalla fine, sotto di 3 gol il Benevento con Puggioli e valutava intanto questo cross di Giammozzi come se sarebbe finito fuori, invece la mano si infila allora il tempo c'è per il Benevento, il pubblico soprattutto in questa partita entra che anche un po' fortunato lì c'è un diciamo contrasto per due difensori della Lecce che lasciano il pallone, calcio di rigore guadagnato da Asensio su cross di coda, la soluzione che dicevamo Code e Asensio insieme il calcio di rigore segnalato da Sacchi, coda spiazza con grandissima freddezza di Corito, segna il gol di un impensabile se vogliamo 3-3 al minuto 87, vince così, che partita.